Luciano Avellino, che è stato un protagonista di questa splendida serata che l'Axa Group ha sicuramente vinto con un risultato molto importante, 8-4. Allora Lucio, impressioni su questa partita? Direi che dal punto di vista offensivo la squadra ha funzionato a meraviglia, siete partiti con il piede giusto, avete diciamo gestito bene anche il vantaggio che avete avuto. Che cos'è secondo te che ancora si può migliorare per fare ancora meglio? Allora, penso che, come hai detto te, abbiamo l'atteggiamento verso la gara è stato quello giusto, abbiamo giocato bene sia in difesa che in attacco, eravamo molto concentrati, sapevamo che dovevamo fare qualcosa in più a quella che avevamo fatto con col Kame qui, che non avevamo fatto una grande partita, però il risultato l'avevamo portato a casa. Ma per fortuna siamo stati all'altezza della gara, loro sono una grande squadra e se non giocavamo, se non davamo tutti il 101%, era molto difficile, lo sapevamo. Loro sono una grande squadra, meritano, sono secondi in classifica, devono giocare adesso la Final Four di Winter Cup. Quindi sapevamo che era molto difficile, però per fortuna l'abbiamo portata a buon fine. La chiave della partita, a mio avviso, è stato nel momento in cui loro hanno messo il portiere in movimento per cercare di rientrare. Era una mossa che vi aspettavate? Questa è la prima domanda. E seconda cosa, avevate provato questo tipo di disposizione difensiva per cercare di evitare ovviamente di subire gol in questi casi? Guarda, sicuramente avevamo lavorato il modo loro di affrontare il 5, il portiere in movimento, l'uomo in più, però non pensavamo che subito nel primo tempo già lo inserivano in campo. E per fortuna dal primo secondo siamo stati attenti, concentrati, abbiamo avuto tante palle per concludere in porta, peccato che non siamo stati molto, molto concreti nelle finalizzazioni, però abbiamo difeso bene e quello ci ha portato a gestire bene il risultato. Comunque possiamo migliorare tanto, è una squadra che possiamo migliorare tantissimo, il tetto nostro sta molto lontano e sappiamo di quello. Questa settimana ci siamo allenati un po' in difficoltà perché non ci stava né Andrea né Simone, che sono andati in nazionale, però sono tornati e hanno dato quella spinta in più che voleva la squadra, e complimenti a loro anche per la nazionale, che sono stati grandissimi tutti e due. Dobbiamo continuare a crescere, siamo una squadra che deve crescere ancora. Ultima domanda, telegrafico, il pubblico è stato davvero grandioso questa sera, te lo aspettavi? Ormai il pubblico nostro non ci delude mai, sta sempre riempie il palazzetto, sempre il stesso uomo in campo e noi lo sentiamo. Si sapeva già dalla settimana che questa partita sicuramente ci stava, gli spalti erano tutti pieni e oggi hanno fatto... C'è un clima e un tifo sportivissimo che è bello per lo sport in generale, perché è pieno di bambini e loro devono vedere che questo sono i codici che si devono gestire nello sport, senza violenza, con tanta sportività e divertimento. E questo è lo sport. Piero Basile, una serata felice per quanto riguarda l'Axa Group, una serata che ha visto la tua squadra giocare molto bene dal punto di vista offensivo, concentrata anche dal punto di vista difensivo, perché questa gara bisognava gestirla nel momento in cui si andava sopra. È andato tutto secondo i suoi piani? Guarda, io la prima cosa che mi sento di dire è di fare come me, veramente i complimenti ai ragazzi. Cioè, questi sono prima di tutto degli uomini, ci alleniamo in 7-8 giocatori da un mese. Sfoderare queste prestazioni a livello di intensità, a livello di ritmo è veramente incredibile, quindi prima di tutto stanno facendo delle cose veramente incredibili. Quindi è andata tutto bene, siamo riusciti a sbloccare la partita sin dall'inizio, però abbiamo avuto, io credo, sempre il comando del gioco. Anche il primo tempo, quando il fatto che già la strategia del portiere di movimento del Napoli testimoniava che loro non riuscivano a creare occasioni da gol, e quindi il mister Cipolla ha inserito il portiere di movimento, ma anche lì è stato solo un caso che noi non abbiamo fatto gol, perché abbiamo rubato veramente tante palle. Poi diciamo sì, qualche gol, forse gli ultimi due gol un po' subiti, però la partita è stata sempre nelle nostre mani, in controllo. Alla fine abbiamo anche gestito i cartellini gialli, che per noi saranno fondamentali da qui alla fine del campionato, quindi prima di tutto grande complimenti alla squadra.